Perché ci è voluto del tempo per accettare che questo testo non fosse una preghiera, ma fosse una poesia. Se prendete la storia della letteratura del De Sanctis, quindi pieno romanticismo, non menziona nemmeno il Cantico delle creature di Francesco. Ce l'abbiamo a partire dagli inizi del Novecento. E se prendete 20 storie della letteratura, prendete questo testo, lo trovate impaginato in 20 forme diverse. Gli a capo sono differenti, perché qualcuno sostiene che siano endecasillabi, qualcuno sostiene che in realtà sia un testo in prosa, qualcuno sostiene che fosse un testo drammatizzato e recitato. Adagio si è scoperto che è un testo più folto di quanto non si creda, che ci sono non esattamente delle rime, ci sono delle dissonanze, dei monteleuti, c'è una figura della prosa ritmica latina che si chiama cursus, insomma è un testo coltissimo. E adagio lo si è svincolato dal rango di preghiera, che poteva sembrare quasi riduttivo, per quanto sia paradossale dire in questo contesto che tacciare un testo di essere una preghiera sia riduttivo rispetto a una poesia, però dal punto di vista letterario è stato elevato questo testo dal rango di preghiera al rango di poesia. Ma la storia della letteratura italiana nasce con una preghiera, indiscutibilmente con una preghiera. E come prosegue? Facciamo un salto a un autore che non c'entra nulla con Francesco d'Assisi. Siamo all'inizio del Novecento. Questa poesia la conoscete sicuramente. Fresche le mie parole nella sera, di sia come il fuggio che fanno le foglie del gelso e la mano chi le coglie, silenziose, ancora saltate dall'opera lenta sull'alta scala che sa nera. E Gabriele d'Annunzio e la sera ci isolano. Ora, quando uno pensa a un poeta e lo accosta alla preghiera, forse l'ultimo che ci viene in mente è il vissuto, per la nomea e per i temi della sua produzione letteraria è D'Annunzio. Ma questa poesia, che è La sera fiesolana, è costruita mettendo in filigrana il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. Guardate la ripresa, il ritornello che ogni tanto ritorna con quel refrain: laudata sì per il tuo viso di perla o sera e per i tuoi grandi umidi occhi che si tace l'acqua del cielo, laudata sì per le tue vesti olenti, laudata sì per la fortuna morte. Dunque, preghiera e poesia si compenetrano tra di loro. Ci sono religiosi, ci sono santi, ci sono uomini di fede che quando scrivono preghiere usano gli strumenti della poesia, come è stato Francesco d'Assisi, e ci sono uomini di lettere che quando scrivono componimenti poetici usano gli strumenti, i canoni, i ritmi della preghiera. Vi faccio vedere un terzo testo. Questo poeta è contemporaneo ad D'Annunzio e questa poesia è conosciutissima, no? Sono andato